Beh, quest'anno intanto ci aspetta che ritorniamo alla formula pre-Covid e per questo sarà impegnata tutta la Piazza dei Cavalli e tutto Palazzo Gotico nella parte sottostante, proprio per valorizzare al meglio tutte le eccellenze nelle giornate del 15 dei prodotti enogastronomici del territorio emiliano-romagnolo. Pertanto avremo la partecipazione di tanti consorzi dell'Emilia-Romagna, avremo l'Enoteca regionale con Tramonto Divino, che è quell'iniziativa dove vengono portate 250 etichette di tutte le regioni in degustazione. E avremo poi nella parte serale uno spettacolo proprio dedicato ai prodotti DOP e IGP della regione Emilia-Romagna, condotto da Marco Ligabue. E questo spettacolo è proprio uno spettacolo voluto dalla regione Emilia-Romagna. Mentre nella giornata di sabato, qui giochiamo in casa con tutti i prodotti piacentini e avremo importante presenze, voglio dire, anche nella fase di degustazione. Mentre la sera prima abbiamo lo chef Daniele Persegani, noto piacentino, ma noto al mondo televisivo perché è recente la notizia che è personaggio della trasmissione della Clerici, sempre Mezzogiorno. Il giorno dopo avremo Paco Zanobini, che rappresenterà Alma. Avremo Scaglia, il nostro cioccolatiere d'eccellenza, che presenterà una preparazione tutta particolare da proporre come novità ai piacentini. Avremo i vini piacentini del Consorzio di tutela dei Colli Piacentini. E voglio dire, con questa manifestazione, oltre ad invitare tutti i piacentini, è anche l'occasione per avere una sinergia importante da parte di tutto del sistema Piacenza e di tutti quegli enti che con la loro presenza, partendo dal Comune di Piacenza, alla Regione Emilia-Romagna, alla Camera di Commercio dell'Emilia, alla nuova Camera di Commercio, all'Union Camere dell'Emilia-Romagna, hanno dato sostegno a questa manifestazione. Pertanto, una manifestazione importante che il Consorzio porta avanti da 10 anni proprio per valorizzare non solo i prodotti della salumeria piacentina, coppa, pancetta e salame piacentino, ma tutte le grandi eccellenze di Piacenza e del territorio emiliano-romagnolo.